Oggi la prima riunione del Consiglio del Parco si è insediato ufficialmente per discutere, per vedere quali sono i punti all'ordine del giorno. Ne parliamo con il Presidente, il Dottor Bernardo Campo, che da commissario è stato nominato Presidente. Sì, oggi finalmente dopo 7 anni insediamo il Consiglio del Parco Archeologico della Valle dei Templi. È stato fatto un decreto molto dibattuto, ma è un decreto della pubblica amministrazione, va rispettato e abbiamo insediato il Consiglio. Abbiamo discusso di argomenti importanti e vorremmo sistemare un po' l'aspetto che riguarda il regolamento, perché le norme sono cambiate, come sapete, si è tanto dibattuto appunto su questo cambio delle norme e quindi dobbiamo rifare un nuovo regolamento di attuazione del Consiglio. Io nella mia introduzione ho detto che non si può prescindere in questo regolamento del parere del sindaco per le questioni che riguardano il territorio, del parere della sovrintendenza per le questioni che riguardano la tutela. È vero che è un consiglio che delibera a maggioranza, ma questi pareri e queste questioni sono così delicate che non possono che essere affrontate quando sia alla presenza di questi due componenti di organi che sono importantissimi per il territorio, ma comunque diciamo, tenendo sempre presente delle esigenze del territorio. C'è stata qualche critica, un po' qualche problematica su questa composizione del Consiglio del Parco e sui poteri che appunto sul sindaco meno come una scelta insomma politica? No, guardi, queste, le critiche io non le voglio raccogliere non, dico, di, non, e, non voglio, e non ne voglio parlare. Io dico che il Consiglio del Parco è un Consiglio del Parco abbastanza ben assortito, sarà addirittura ampliato con gli esperti delle associazioni di tutela del territorio, associazioni ambientaliste, associazioni culturali, e per le quali diciamo, ancora non è stata fatta una decisione da parte dell'assessorato e sarà quelle decisioni, saranno queste ulteriori nomine che daranno quel quid e quel valore aggiunto in più al nostro Consiglio del Parco. Quali saranno i progetti futuri in cantiere? Sono tanti, magari i principali. Innanzitutto dobbiamo riguardare il piano del parco, anche alla luce dell'adozione del piano paesaggistico della provincia di Agrigento, che si andrà a trattare di qui a qualche mese in assessorato, e quindi dobbiamo un attimo riguardare il piano del parco. Dopodiché dobbiamo capire quali sono gli interventi da realizzare. Innanzitutto, sicuramente la cosa più importante è lo scavo del teatro ellenistico, per il quale i primi di maggio partiranno i lavori, finanziati con somme proprio del parco che sono state rinvenute dalla maggiore quota di incassi che abbiamo avuto lo scorso anno. Dopodiché cominceremo a vedere anche come relazionarci con il concessionario dei servizi aggiuntivi che dal prossimo mese prenderà possesso della sua concessione e quindi si organizzerà una serie di attività che sono previste nel suo contratto.